Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori ci troviamo su Clash of Clans per continuare la nostra Road to Magma Walls. Signori, ho deciso di andare a spendere l'elisir nelle mura e ritirare anche quello che ho nel castello, lo andiamo a fare immediata subito. Ecco fatto ragazzi, siamo già a 87.000 di nero, porca vacca. Perché mancano ancora 8 giorni e 22 ore ai cuccioli di drago. E signori, anche se non farmo, 6 milioni di elisir si rifanno semplicemente con le miniere e gli estrattori. Cioè, veramente easy. Inoltre ragazzi, volevo anche farvi vedere che la Supercell ha messo il mago come muratore. Veramente fantastico. È quello lì che fa il suo attacco senza però che esca la palla di fuoco alla nostra Queen per tirarla su. Veramente fantastico ragazzi, la Supercell mi sta veramente ogni giorno, anzi ogni settimana in questo caso, mi sta sorprendendo. Inoltre ragazzi, c'è un'altra novità che è qui temporaneamente, come era temporanea la trappola, e hanno messo questo incantesimo qui signori, è temporaneo, si chiama Boom Anniversario, danno totale 372. In pratica dovrebbe essere una specie di bomba che tu puoi lanciare come se fosse un incantesimo. Ne ho preparati due ragazzi e dobbiamo assolutamente andare a provarli insieme. Uno come vedete è ancora qui pronto che aspetta che facciamo il primo attacco. Il primo naturalmente ce l'ho già in lista, eccolo qui, e noi signori siamo pronti a farci i nostri due attacchi e provare questo nuovo incantesimo. Partiamo subito! Signori, abbiamo trovato il primo villaggio da attaccare a tutte le aree belle interne ragazzi, e un bel po' di miniere sono anche all'interno. Quindi per la nostra strategia sarà un po' un osso duro, ma noi ci proviamo ragazzi, ci proviamo, anche perché sono proprio curioso di vedere che cosa farà questo incantesimo. Allora partiamo, innanzitutto meno male che i maghi dalle casette non escono in difesa, se no eravamo fottuti di già alla stra mega grande. Ok, io direi di metterle subito i curatori e vediamo un pochino che cosa riusciamo a creare. Allora ovviamente questo villaggio è fatto per far girare le truppe e sta funzionando alla stra mega grande. Qui il problema è questa qui in qui, che la dobbiamo tirare giù assolutamente prima che ci uccida i curatori. Ok, perché anche se al 7 a noi non dà problemi ai giganti, ma ai curatori ci poteva dare qualche fastidio. Allora io provo a lanciare qua l'incantesimo. Oh mio Dio, fantastico, congela anche per qualche istante, molto molto carino. Mi aspettavo un'animazione un po' più cazzuta magari, io avrei fatto una cosa tipo una piccola esplosione nucleare, il fungo nucleare, che facevano uscire magari fuochi artificiali, coriandoli, cose così, per buttarlo comunque sempre sul divertimento ragazzi, perché comunque sappiamo tutti che un'esplosione nucleare non è una bella cosa e non è da insegnare ai bambini che è una bella cosa. L'avrei messa comunque sempre sul ridere, però ci sarebbe stato come cosa. Lì intanto stiamo ripulendo le due miniere in alto, perfetto. L'attacco sta andando molto molto tranquillamente, nessun problema per il momento. Tra l'altro il re sta cercando di entrare, a noi fa molto molto comodo, mentre i giganti rimangono all'esterno per pulire le difese. Ok, allora i curatori si sono divisi veramente bene, uno è rimasto sui giganti mentre i due sono sul re barbaro, quindi veramente fantastico, devo dire che ci sta da dio. Allora io direi che aspettiamo ancora ad utilizzare la furia del re barbaro. Purtroppo ovviamente adesso i curatori sono morti, ma non importa ragazzi, tanto ormai il villaggio l'abbiamo quasi tutto ripulito. Il re barbaro sta per arrivare dove ci sono le altre due miniere. Diamogli una mano ai nostri giganti a ripulire il tutto. Intanto andiamo, aspettiamo ancora un attimo di utilizzare la furia del re barbaro. Vai raga, aspettiamo ancora un attimino, che tanto stiamo andando alla grande già così. Mamma mia, l'ultima miniera d'oro è veramente lontana però, eh. Quindi diamogli una mano anche da fuori ai nostri giga e vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Forse riusciamo a portarci a casa anche quei 1000 di nero che dovrebbero essere all'incirca tutti qui dentro. Cioè 700 poi, perché un po' erano nella trivella. Ok, ecco qua che stiamo infatti attaccando il deposito di nero. Ci siamo quasi ragazzi, ormai l'abbiamo svuotato praticamente tutto. Adesso non appena reentra utilizziamo l'abilità, andiamo a spaccare tutto il più rapidamente possibile. Ci sarebbe stato anche utilizzarlo in questo momento l'incantesimo. Noi comunque il villaggio lo abbiamo svuotato completamente, mancano 12 secondi per fare il 100%, non so se ce la facciamo ragazzi. 8 secondi, 7 secondi, forza arcieri, fatemi vedere chi siete. 4 3 2 e volevi che non ti facevo il 100%.
Entro 2 secondi, ragazzi, avevamo di tempo e ce l'abbiamo fatta. Veramente fantastico attacco per noi. Possiamo tornare a casa. Rieccoci qua. Ci prendiamo già direttamente 200.000 e 200.000. Signori, io a questo punto aspetto 5 minuti il Re Barbaro e noi ci ribecchiamo tra pochissimo. Signori, ho atteso il Re Barbaro e abbiamo trovato un nuovo villaggio da attaccare. Ha veramente tantissime risorse, signori, ma non penso assolutamente che riusciremo a prendere tutto, anche perché purtroppo ci manca la nostra amatissima Queen, ragazzi. Noi la sentiamo tanto la mancanza della Queen, eh? La sentiamo veramente tantissimo. Allora io direi di mettere subito anche i curatori. Andiamo a togliere questa caserma, andiamo a togliere questo estrattore. Dobbiamo assolutamente riuscire a far entrare il Re Barbaro. Ok, perfetto, il Re Barbaro sta entrando. Merda, 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 stava entrando e purtroppo è uscito. Ok, con l'assalto abbiamo risolto. Ragazzi, naturalmente vado ad utilizzare anche gli incantesimi perché il bottino in gioco è abbastanza elevato. Ok, dai, 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 che stiamo andando abbastanza bene. Diamogli una mano dall'esterno come possiamo con gli arcieri. Purtroppo il Re Barbaro ha deciso di uscire nuovamente. Vabbè, non importa, raga, non importa, dai. Prendiamoci quello che riusciamo a prendere. Allora, vado ad utilizzare una cura qui in mezzo. Vado ad utilizzare anche il pacco esplosivo BAM, che comunque ci dà un attimino di respiro. E va bene così, ragazzi, per il momento va bene così. Teniamoci quest'ultima furia che magari la useremo sui curatori per tenere in vita il Re Barbaro. Adesso vedremo. Ok, il Re Barbaro sta entrando molto bene, molto bene. Se riuscissimo a tirare giù quella maledetta aerea sarebbe veramente un colpaccio. Purtroppo, maledizione, lì la cura ci avrebbe fatto davvero molto molto comodo. Non importa, andiamo a mettere i due domatori qua, rega, che dobbiamo tirare giù tutto. Che... No, 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 non ti dovevi girare, mago di merda! Maledizione, rega, qui non si doveva per niente girare. Se avesse aspettato ancora un secondo lo avremmo tirato giù tranquillamente, porca vacca. Ok, allora ragazzi, utilizzeremo anche le truppe del castello a questo punto. Vediamo un po'. Qui l'aerea è andata giù, quindi molto molto bene. Maledizione, qui ci sarebbe un'altra aerea da tirare giù che sarebbe veramente fantastico riuscire a tirarla giù. Allora ragazzi, io lancio qui le truppe del castello. Lanciamo le truppe del castello, qua cerchiamo di togliere tutto e di prendere il più possibile. Il Re Barbaro sta facendo il suo lavoro e abbiamo ancora una furia, ragazzi, quindi va bene. Su questo diciamo che siamo messi ancora abbastanza bene. Qua dovremmo riuscire a prendere la miniera. Quello che a me interessa, ragazzi, è soprattutto l'oro. Se riuscissimo a prendere tutto l'oro potremmo fare veramente una cosa della Madonna. Allora proviamo a mettere qua loro in modo tale che magari riescono a tirare giù anche l'aerea. Dai, forza, forza, forza. Allora utilizziamo adesso la furia del Re Barbaro. Ok. E signori, noi ci siamo presi quasi tutto, eh. Ci siamo presi quasi tutto, però più di questo no, non riusciremo a fare. Magari proviamo a svuotare anche il castello del clan, vediamo se c'è ancora dentro qualcosa. E ok, ancora qualcosina c'era, ragazzi, però purtroppo l'ultimo deposito, gli ultimi depositi non riusciamo assolutamente ad andare a prenderli. Quindi signori, io chiudo qui l'attacco con comunque un ottimo bottino di 515.482.1742. Signori, se forse se è andata bene riusciamo a fare una Road to Magma Walls della Madonna. Quindi signori, torniamo nel nostro villaggio e andiamo a scoprirlo immediatamente. Ok, signori, mamma mia, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a ritirare i 200.000 e 200.000 che abbiamo preso prima con il bonus stella. E signori, abbiamo anche 6 milioni di oro. Quindi oggi non faremo due muretti, bensì, ragazzi, ne andremo a fare 4. Andiamo subito nel nostro villaggio di modifica. Eccoci qua, signori. E andiamoci a fare questi 4 muretti di livello 11. Mamma mia, oggi è andata bene, ragazzi. Oggi è andata veramente bene. Quindi 3 milioni di oro, 3 milioni di elisir e si ricomincia con un'altra fila, signori, con altri 3 milioni di oro e 3 milioni di elisir. Mamma mia, siamo già a 1 milione 9 di elisir di nuovo, anche se adesso dovrò andare a mettere a fare gli incantesimi che ho utilizzato
tutti, ragazzi, li ho utilizzati tutti, ma vabbè, ci stava, dai, raga, il bottino era alto e volevo portarvi questi quattro muretti in un botto solo. Andiamoci a vedere anche a quanti muretti siamo arrivati. Se la memoria non mi inganna, eravamo a 70, quindi dovremmo essere a 74. Andiamo a vedere, ed ecco qua, ragazzi, 74 muretti di livello 11. Piano piano ci stiamo avvicinando alla nostra meta. Signori, io spero tanto che questo nuovo incredibile video su Clash of Clans vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, pollice nel su, commentate, condividete. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi. Vi do il vostro caro Brutal un salutone. Bella raga!